eccoci qui di nuovo per noi, per almeno il 25esimo anno al Salone di Genova, per il Salone è la 58esima edizione. Come ogni anno presentiamo i prodotti Bank Sales sempre più aggiornati, in particolare quest'anno abbiamo il nostro iRevolution con il quale siamo sempre più specializzati nel far correre veloci come barche da regata le barche da crociera. Infatti quest'anno con l'iRevolution, con un Gran Sole 58, abbiamo vinto addirittura la Giraglia Overall in Ork, ben figurato quarti quinti alla 151 miglia, ma abbiamo anche vinto la Solaris Cup con un Solaris 68, e quindi è possibile far correre delle barche nate anche per la crociera sicuramente più veloci, con un lavoro ben fatto, diciamo. Non è vero che le vele da crociera le può fare chiunque, anzi forse è più difficile fare delle buone vele da crociera che fare delle vele da regata usa e getta poi di fatto, e quindi ci stiamo specializzando sempre di più con nuovi materiali, con largo uso di Dyneema, che come molti sanno ormai è l'unica fibra usata nelle drizze proprio per la loro durata, la loro non sofferenza al sole e alle pieghe. Ebbene, noi questo materiale lo laminiamo dentro le vele in un processo esclusivo totalmente made in Italy, e quindi chi compra una nostra iRevolution sa di comprare tutto italiano. È inutile nascondere che insomma si continua a venire fuori da un periodo di grande crisi che è iniziata più o meno nel 2009, e io già l'anno scorso ho visto dei bei segnali. Il salone, almeno la parte del mondo vela, sicuramente si è contratta, si è ristretta, però è anche aumentata la qualità. I velisti sono tutti insieme, c'è questo mondo vela dove alla fine in poco spazio, in poco tempo riesci a vedere un po' tutto. Ci sono meno barche, ma sono sempre più belle, sempre più di qualità, e lo stesso vale per la clientela. Diciamo che ancora non è ritornata la clientela di massa, cioè almeno per quanto riguarda le velerie, ma mi sembra anche per le barche. Le persone che cambiavano le vele, anche la loro barchetta da crociera, adesso per il momento il mercato è ripartito, ma con clienti diciamo di target medio-alto, ma aspettiamo ancora con ansia la ripresa del mercato vero e proprio, diciamo. Noi siamo fra le poche velerie che, nonostante la crisi e le crisi degli ultimi anni, non abbiamo cambiato la nostra struttura né societaria né aziendale. Sicuramente diciamo, abbiamo cambiato dei collaboratori, chiuso delle velerie satellite, riaperte altre. L'obiettivo per il prossimo anno, e abbiamo già tutti i nostri riferimenti, è ricostruire una bella linea, una bella rete di velerie di assistenza in tutta Italia. Quindi la costa del Tirreno sarà coperta da Sanremo fino alla Sicilia, e quella adriatica, voglio dire, da Bari dove siamo noi fino a Legnano. Ecco, quindi sicuramente lavorare il prodotto, francamente è difficile migliorarlo ancora, anche perché poi essendo un prodotto custom viene di fatto disegnato cliente per cliente, quindi ogni vela è diversa dall'altra e ogni vela è migliore della precedente. Quindi ormai è un fatto di dedizione nel disegnarla e nel realizzarla con la massima cura. Invece sul servizio si può fare ancora tantissimo, e io voglio avere una veleria vicina ad ogni barca, in pratica ad ogni porto turistico. Questa è la mia missione per i prossimi anni.